due canzoni in modo particolare, Io vorrei, con Elodie ed Ernia, sono nate in maniera naturale durante i concerti dell'anno scorso a Piazza del Plebiscito. Idem Un cuore malato, addirittura l'anno prima, con Alessandra Amoruso. Con Joelier, che ha già collaborato, insomma abbiamo già fatto delle cose durante l'album Buongiorno nel 2020, ovviamente la nostra frequentazione è frequente e ci siamo incontrati giusto per un caffè in sala di incisione, dai vieni a sentire il mio disco nuovo eccetera eccetera, e lì in maniera naturale a luna di notte, ma perché non scriviamo un pezzo insieme e vediamo che succede, a luna di notte, a luna e mezza era già finito e quindi abbiamo scritto Senza tu qua. Con Gue è il mio compagno di viaggio da tanti anni, come Clementino, quando abbiamo rifatto Non mollare mai, ho chiesto io a Gue, ma la cosa bella è che in questo messaggio, che il Non mollare mai, è nato un modo, ognuno di loro ha lanciato un messaggio importante, tipo Gue nella sua parte dice Piazza del Duomo, Piazza Plebiscito è il mio film preferito, che al cinema non è mai uscito. Quindi significa che anche per lui è bello cantare sia da Milano a Napoli. Clementino, insomma, che ha detto durante questa parte, dice io ho subito di tutto, mi sono caduto a terra, mi sono rialzato, la gente mi ha scamazzato, insomma, mi è passata addosso, io ho visto gli altri camminare, io mi sono fermato, però come dice Gigi, non mollare mai, accelera il battito. Lo stesso Emanuele Joelier dice io sono orgoglioso di dove sono nato e quindi questa città che adesso vive un momento così felice, questa città per una volta è in posa, no? Perché dove tutti si vogliono fare la fotografia. Ovviamente devo dire che con tanti sacrifici oggi il napoletano a tutti gli effetti è una lingua che si canta in tutta Italia, a cospetto insomma di quando ho fatto il mio primo Sanremo con Non dirgli mai, con quella sola piccola frase, si stasera da Vessavasà, me la volevano addirittura censurare. A distanza di 24 anni, vedere che oggi tutta l'Italia canta in lingua napoletana, non solo per me è un motivo d'orgoglio, mi rende la vita più facile, pure quando devo scrivere una canzone, veramente sono felice. Poi il duetto con mio figlio Luca è nato da lui. Un giorno mi manda un WhatsApp, dice sai ero in sala così a perdere un po' di tempo e siccome piace molto quella canzone tua Primo appuntamento, ho tolto la voce dalla seconda strofa, gli ho voluto fare la differenza tra i primi appuntamenti tuoi e il primo appuntamento mio. Poi niente, questo è un disco, come dicevo, è il primo tempo di un disco, perché come dicevamo Fra è nata dalla canzone per Francesco, Fra sono i Fra che stanno nel disco e fra un disco e l'altro, e guardando la copertina ci sono tante piccole polaroid che significano frammenti di vita. Era un disco che io l'ho voluto fare, dici perché non hai aspettato di fare tutti i 16 brani magari e uscire, perché anche se i concerti che andrò a fare in giro, soprattutto quella Piazza del Plebiscito che sono sold out da qualche mese, volevo dare io al mio pubblico qualcosa in più, qualcosa di nuovo. E insomma, ci sono state queste collaborazioni, l'abbiamo registrato tra un The Voice e l'altro, un po' a Milano, un po' a Roma, un po' a Caserta, un po' a Napoli, con i vari produttori che sono Adriano Pennino, Max D'Ambra e Checco D'Alessio. Cioè, perché funziona? Perché è il suono della lingua napoletana che funziona. Ovviamente con le sonorità, facendo questo mix con le sonorità moderne, attuali, il suono della lingua napoletana addirittura facilita, arriva prima, anche se non capisci il napoletano, come tu, insomma, pure io non capisco l'inglese, però se sento una canzone è il suono della lingua. Siamo fortunati perché l'italiano ha un bel suono, lo spagnolo, il napoletano meraviglioso è come l'inglese, risulta più gradevole ovviamente quella napoletana. Quella napoletana perché ha le tronche, poi ha il dono della sintesi, tu in una frase veramente puoi racchiudere un mondo,
ma io non lo dico per partito preso, perché è proprio bello il suono. E soprattutto quando mischi, quando parti dall'italiano e poi fai un inciso in napoletano, ti si apre il cuore in modo naturale, cioè non te lo sai nemmeno spiegare. E io sono felice, io credo che una volta che è stata sdoganata, perché ci è voluto tanto, tanto tempo per sdoganare la lingua napoletana, io credo che sicuramente durerà per sempre.